Elon Musk è una delle menti più brillanti sulla Terra. La sua volontà di voler cambiare il pianeta l'ha portato a dare vita ad invenzioni straordinarie. Il suo patrimonio attualmente è all'incirca di 20 miliardi di euro. Forse non sarà l'uomo più ricco del mondo, però ha sicuramente abbastanza soldi per permettersi qualsiasi cosa. Investitori non sempre sono intenzionati a finanziare le idee assurde di Elon Musk, quindi spesso e volentieri è lui stesso a dover tirare fuori i quattrini per primo. Questo è stato il caso della Boring Company. L'idea che si cela dietro è quella di un tunnel sotterraneo, attraverso il quale viaggiare molto più velocemente nelle trafficate città. Musk ha assicurato che con questo sistema è possibile viaggiare in sicurezza a più di 240 km orari. A quanto pare, per ideare questo progetto, l'imprenditore ha speso oltre 100 milioni. Si sente spesso dire che la casa dovrebbe rispecchiare la personalità di chi l'abita. In questo caso la villa di lusso del miliardario la rispecchia pieno, direi. La dimora si trova nel distretto di Brentwood di Los Angeles, diventato celebre per essere stato la dimora di Marilyn Monroe. Oggi questa residenza, acquistata nel 2014 per 3,6 milioni, si prepara a passare nelle mani di un altro proprietario. L'appartamento ricorda per certi versi una nave spaziale. All'interno troviamo 4 camera da letto, 3 bagni e uno spazio esterno con maxi piscina. Ma non finisce qui, perché nel 2019 Elon ha comprato altre 5 case, pagando 60 milioni in totale. Sicuramente le rivenderà guadagnando forse il doppio. Come alcuni di voi avranno già intuito, il 48enne di Pretoria è un collezionista di automobili. La sua passione sfrenata per i motori l'ha portato qualche anno fa ad acquistare la Lotus Esprit sottomarina. Dietro l'operazione però non c'è alcuna finalità imprenditoriale. Musk si è da sempre proclamato appassionatissimo di James Bond ed ha quindi colto l'occasione di parcheggiare in casa sua un gioiellino da 640.000 euro. Oltre a questa eccentrica auto, possiede anche una Ford Model T e una Jaguar Series 1 Roadster. A quanto pare i modelli antichi lo fanno davvero impazzire. Elon Musk potrebbe sembrare un genio del tech, punto e basta, ma in realtà quest'uomo si sta spingendo anche su frontiere abbastanza insolite. L'uomo ha annunciato che a breve arriverà sul mercato la Tesla Kila. Ma che cosa c'entra una casa di automobili elettriche con la tequila, forse vi chiederete voi? In realtà ben poco, però quando sei un vulcano di idee potrebbe sbucare fuori qualsiasi cosa. Poi se questo non vi dovesse bastare, vi basta sapere che qualche tempo fa Elon vendeva persino il lanciafiamme. L'idea era piaciuta così tanto che in 24 ore guadagnò qualcosa come 4 milioni di dollari. Dopo aver rivoluzionato il mondo delle auto elettriche, Elon ha intenzione di ribaltare anche quello dei pannelli solari con Solar City. Solar City è una delle aziende di maggior successo messa in piedi da Elon Musk. Si tratta di uno dei più grandi appaltatori residenziali di energia solare negli Stati Uniti, che offre energia a circa 300.000 abitanti. Elon ha investito circa 10 milioni di dollari nella compagnia, la quale nel 2016 ha dichiarato un profitto di 238 milioni. Attualmente il valore di questa azienda è stato stimato essere di 3,5 miliardi.